Ciao, bentornate e bentornati sul canale. Oggi sono qua con un nuovo video e spero sia utile a chi non ha mai avuto le mani in pasta o comunque vuole provare a fare i tortellini a casa. Io oggi ne approfitto perché con l'arrivo dell'autunno ho tantissima voglia di fare tortellini in brodo, sono uno dei miei piatti preferiti, peraltro da buona bolognese, e quindi oggi ne approfitto appunto per farvi vedere tutti i passaggi. Sul tagliere ho ricreato una fontana e ho fatto un incavo centrale e ho inserito le uova. Queste sono quelle delle mie galline e sono super buone, ma anche di un colore meraviglioso e la sfoglia è veramente bellissima. Quindi so anche che cosa mangiano. Quando ho tanto ripieno e comunque li chiudo sempre da sola perché mi piace lavorare in tranquillità con i miei tempi, mi aiuto a impastare ovviamente con la mia planetaria, l'impastatrice. Ora impastiamo. Faccio un piccolo appunto, mentre cercavo di unire tutto quanto l'ho trovata un pochettino secca, infatti poi non lo vedrete nel video perché ho stoppato, ho aggiunto un piccolo uovo. Questo è dovuto al fatto che le uova che utilizzo io non sono delle stesse dimensioni, alcune sono un po' più grandi, altre sono un po' più piccoline, perché le mie galline sono di grandezza diversa, anche di tipologie diverse. E quindi vado molto a occhio, calcolo un uovo ogni 100 g di farina, poi se non va bene aggiungo. E così poi infatti dopo si è ammorbidita e ha preso un bellissimo colore. Eccola qui, pronta, adesso con la pellicola da cucina la vado a coprire. E la metto un attimo da parte, così rimane morbida e pronta per essere poi tirata. Ora vado a montare la mia macchinetta che ha il motore elettrico, mi è super comoda perché con due mani riesco a lavorare molto meglio rispetto a quella che aveva la manovella e a mano. Non tiro la sfoglia col mattarello anche perché ci vuole tantissimo tempo e con tutti i tortellini che farò oggi non ne avrei abbastanza. Ora vi faccio vedere questo che è appunto apposta per far asciugare la pasta fresca. È questo telaietto che è in legno e ha i fori. Poi utilizzerò questi due, dipende un po', per tagliare, cioè quello zigrinato e quello liscio. E poi ovviamente un mattarello. E qui c'è il ripieno che è già pronto, io l'ho preso in un posto in cui mi piace tantissimo, non lo faccio io a casa, lo prendo già pronto, però questo qua che acquisto è veramente buonissimo. È uno dei migliori che c'è in zona, quindi compro sempre, diciamo, il ripieno nello stesso posto, lo posso anche prenotare. Adesso vado a tirare la pasta. Se vedo che è un po' morbida, posso mettere un po' di farina in modo che non attacchi. Però in questo momento la consistenza è giusta, quindi va bene così. La tiro fino a che non diventa sottilissima, perché a me i tortellini piacciono con la pasta bella sottile. E quando diventa così la posso anche tagliare in modo che stia sul tagliere.
è arrivato il momento del taglio, vi volevo far vedere le due tipologie, questo è quello zigrinato. Non fate caso se taglio al contrario, ma non mi trovo a fare dal verso opposto. Questo è molto bello perché zigrinato è un po' più decorato, ecco il tortellino, mentre quello liscio è più semplice, però d'altro canto ha più tagli, quindi faccio molto prima a preparare i tortellini e vengono tutti della stessa dimensione, mentre questo devo andare un po' a occhio. Taglio con l'altro, infatti avendo tre corsie è molto più veloce tagliare, poi quello che avanza nei bordi poi lo vado a rimpastare e lo elimino. È arrivato il momento del ripieno, crea un serpentello e inizio a riempire dall'alto verso il basso. Questa non è la mia velocità massima, ve lo dico, ma oggi li volevo fare in relax e quindi sto andando piano, ma ho lavorato a catena, quindi ho una velocità molto molto più elevata rispetto a questa. Ora li chiudo. Perdonate le mie mani, ma mi è saltato lo smalto proprio oggi e quindi sono in queste condizioni. Li faccio molto piccolini, però potete farli un po' più grandi perché fate prima a chiuderli, a me stanno in un dito e mi piacciono piccolini. Li stendo sul tagliere così si asciugano e poi successivamente li metto in freezer ad asciugare, cioè che si seccano, e quando sono pronti poi li metto nei sacchettini. Ecco i tortellini, se il video vi è piaciuto lasciatemi un like e un commentino. A presto!